Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video che mi è stato chiesto tante volte. Molte persone che seguono la parte del mio canale dedicata ai tarocchi mi hanno chiesto di fare un video sulle carte dei sogni. Questo perché c'è un tipo particolare di carte dei sogni che viene venduto senza il libretto con i significati e quindi è un po' difficile effettivamente andarle a interpretare. Io, prima di iniziare a parlarvi delle carte dei sogni, volevo anche segnalarvi che sul mio canale c'è già un video che parla delle carte dei sogni, l'avevo fatto l'anno scorso, però è una tipologia di mazzo completamente diversa, perché mi riferisco a questa. Queste sono le carte divinatorie dei sogni, sono favolose, io ve le straconsiglio perché sono bellissime, hanno all'interno un libretto veramente dettagliato e fatto benissimo, anzi in realtà più che un libretto io lo definirei un libro. Perché è veramente fatto bene, è veramente, vedete come spesso rispetto ai classici libri che si trovano all'interno dei mazzi di tarocchi, questo è proprio fatto veramente bene, dettagliatissimo, c'è tutta una parte che parla dei sogni, cosa sono, chi li ha studiati, la parte dei sogni premonitori e poi ovviamente c'è il significato delle carte con le varie tipologie di stesura. Queste sono bellissime, sono carte satinate, un po' ruvide, quindi sono un po' diverse dalle solite carte lucide e sono veramente belle, hanno veramente delle bellissime immagini. Io non mi soffermo adesso su questo mazzo qui perché c'è già un video sul mio canale in cui ne parlo più nel dettaglio, in cui vi spiego un pochino come funziona questo mazzo, come si utilizza, quali sono gli aspetti più interessanti. Quindi io vi invito ad andare a vedere quello perché insomma, c'è già, quindi per non fare un video che poi è una ripetizione, vi rimando direttamente a quello. Però in realtà quello che mi è stato chiesto non è di parlare di quel mazzo lì, ma di parlare di questo, che sono proprio le carte dei sogni. Quelle sono le carte divinatorie dei sogni, queste sono semplicemente le carte dei sogni. Queste sono state disegnate da Isa Donnelly. È un mazzo veramente molto famoso questo qui. Sono carte grandi, come potete vedere, eccole qua, e sono molto belle perché hanno delle figure veramente molto belle. A me piace tantissimo. Io questo l'ho preso come mazzo da collezione, anche perché utilizzarlo per le stesure così grosso, insomma, non è molto comodo effettivamente, però mi piaceva tantissimo e comunque volevo avere questo mazzo nella mia collezione perché anche l'idea di avere un mazzo così grosso comunque era un po' particolare. Ora io non ve le faccio vedere tutte perché altrimenti ci stiamo veramente una vita, comunque questo è lo stile e sono veramente bellissime. Anche il retro è veramente particolare perché guardate anche il retro che bello che è. E queste sono le carte dei sogni. Dunque, queste carte vengono vendute senza il libretto dei significati. Io avevo scritto anche personalmente a Isa Donnelly, effettivamente, io le avevo scritto, le avevo chiesto dove potevo reperire il libretto con i significati delle sue carte. Però lei mi aveva detto di contattare la casa editrice e da quello che ho capito probabilmente lei le ha disegnate, ma probabilmente non si occupa del significato, forse a lei è stato solo affidato il compito di disegnarle, almeno da quello che io ho capito. Comunque io ho scritto anche alla casa editrice, ma non c'è stato assolutamente verso di avere il libretto con i significati, quindi queste carte per me sono rimaste un mistero fino a un po' di tempo fa, quando poi su Amazon ho trovato le carte dei sogni, queste. Questa è la scatola. E mi sono accorta con gioia che i disegni riportati sopra sono esattamente gli stessi di quelle grandi, solo che qua, anziché essere 56, come quel mazzo lì, sono 78, quindi hanno lo stesso numero dei tarocchi. E sono proprio le carte dei sogni con 78 carte. E comprandole ho potuto constatare con grande gioia che c'era anche all'interno il libretto con i significati. Ovviamente è un libretto piccolino, molto sintetico, non è assolutamente approfondito, quindi insomma non è che serva poi per fare chissà quali grandi stesure, però comunque può dare già un'idea, quindi una base per lo studio di queste carte c'è. Queste sono carte veramente interessanti, veramente affascinanti. Queste
Quello di cui vi volevo parlare in questo video, però, non è il significato delle singole carte, anche perché comunque essendo 78, veramente verrebbe un video lunghissimo, quindi fate veramente prima ad andare ad acquistare questo mazzo e a leggervi il libretto con i significati, se vi interessa ovviamente avere questo mazzo di carte. Quindi insomma lì è spiegato quello che più o meno vi potrei dire anch'io. Questo perché non avendo mai trovato approfondimenti su queste carte, anch'io ovviamente mi sono dovuta attenere al libretto che ho trovato all'interno, quindi non è che io ne sappia molto di più. Però in questo video vi volevo parlare di come le utilizzo io e questo magari a qualcuno potrebbe interessare. Io non vi parlerò dell'utilizzo ufficiale, di quello standard, di quello da manuale, ma semplicemente del mio utilizzo. Quindi quello che vi dirò d'ora in avanti non è l'utilizzo reale, ufficiale e riconosciuto a livello universale di queste carte, ma è semplicemente il mio metodo. Io, essendo così privata dei significati, perché comunque quelli che ci sono veramente sintetici, sono più che altro parole chiave, quindi non avendo qualcosa di vasto sul quale mettermi a studiare, ho dovuto inventarmi un po' un modo per utilizzarle. E quindi ho deciso di utilizzarle non tanto per fare delle interpretazioni sul futuro, quindi non tanto delle domande rivolte al futuro, o domande che riguardino comunque come affrontare una determinata situazione presente o cose del genere. Quindi io a queste carte non chiedo le stesse cose che andrei a chiedere ai tarocchi o alle sibille. Io a queste carte chiedo qualcosa di diverso. Io chiedo alle carte di aiutarmi ad interpretare un sogno particolare che ho fatto. Quindi le utilizzo pochissimo. Perché io sogno pochissimo, o meglio, sogno tutte le notti, ma non me li ricordo mai i sogni, quindi è veramente molto difficile che io mi ricordi in maniera abbastanza lucida un sogno, però quando succede, e solo ed esclusivamente quando il sogno mi colpisce, quando mi rimane in testa anche magari a metà mattinata, quindi dopo tante ore che io mi sono svegliata, decido di interpretare queste carte e chiedo loro di aiutarmi ad interpretare questo sogno. Quindi semplicemente nella mia testa ritorno al sogno che ho fatto, a quello che mi ricordo, alle sensazioni che mi ha dato questo sogno, faccio la domanda alle carte e faccio una stesura che può essere più semplice o più complessa a seconda del tipo di sogno e a seconda del tipo di risposta che io voglio. Quindi semplicemente mischio le carte, le metto sul tavolo in base appunto, come vi dicevo, al tipo di stesura che scelgo, quindi nelle varie posizioni, e poi lavoro tantissimo con l'intuizione. Quindi io prendo le carte, le metto davanti, possono essere di più o di meno, a seconda del tipo di stesura che scelgo. E vado proprio a sensazione, io osservo la carta e comincio a scrivermi su un foglietto le sensazioni che quella carta mi dà. Comincio a lavorare l'intuizione, penso se questa carta può essere collegata o meno a qualche evento particolare della mia vita, a qualche emozione particolare della mia vita. Faccio un lavoro molto introspettivo, un lavoro di questo genere. È una sorta di, tra virgolette, autoanalisi che faccio con l'aiuto di queste carte. E ovviamente tutto quello che viene fuori dalla stesura lo ricollego al sogno, quindi io faccio con queste carte una stesura che è molto basata sulle sensazioni, sul ricordo del sogno che ho e sul significato che io avevo dato a questo sogno. Vado in qualche modo a vedere se il significato che io avevo dato dal punto di vista razionale coincide con il significato intuitivo che viene fuori dalla stesura. Quindi questo è il mio modo di utilizzare le carte dei sogni. Non è un metodo universale, non è scritto su nessun manuale, è semplicemente un mio modo personale di utilizzarle. E questo ho cominciato a farlo quando mi sono accorta che comunque i significati in giro non si trovano, quelli che si trovano sono veramente sintetici all'osso. E quindi mi sono un po' reinventata un modo di utilizzarle, perché comunque sono molto belle, sono carte che prima di tutto le ho prese come carte da collezione, poi però sono comunque rimasta affascinata, incuriosita, ho voluto provare ad utilizzarle, a vedere cosa ne veniva fuori. Mi è venuto in mente questo modo, questa metodologia un po' particolare.
E quindi da quel momento in avanti le ho sempre utilizzate così. Ripeto, io sono una persona che non si ricorda quasi mai i sogni che fa durante la notte. Quindi diciamo che queste carte le utilizzo una volta all'anno a dire tanto, perché comunque io è talmente raro che mi ricordi un sogno ed è ancora più raro che quel sogno comunque susciti la mia attenzione al punto tale da tirare fuori le carte, che ovviamente succede molto molto raramente. Però qualche volta comunque mi capita, qualche volta le utilizzo e anche se sono sporadiche le volte in cui mi succede, comunque volevo condividerlo con voi e raccontarvi un pochino in questo video come utilizzo queste carte, perché davvero mi è stato chiesto tantissime volte di parlare delle carte dei sogni. Io purtroppo non vi posso dare dei significati ufficiali, universali, perché non li ho nemmeno io, perché davvero è difficile trovarli, però vi posso consigliare, se vi va, se ne avete voglia, di provare ad utilizzare queste carte nello stesso modo in cui faccio io. Se voi ricordate i sogni che fate durante la notte, se comunque in qualche modo avete una produzione onirica molto ricca, io vi consiglio di fare un tentativo e di provare ad utilizzarle così, perché vi assicuro che escono fuori delle cose molto molto interessanti e soprattutto l'intuizione davvero si riesce ad allenare tantissimo con queste carte. Quindi se poi magari fate anche i tarocchi e avete bisogno di allenare un po' l'intuizione, sicuramente con queste fate una buona palestra. Io mi fermo, spero di esservi stata in qualche modo utile. Fatemi sapere nei commenti se avete delle domande da farmi e ovviamente se vi saprò rispondere lo farò volentieri. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.